Questa mattina a San Casciano, nella sede centrale di Chianti Banca, si è riunito il consiglio d'amministrazione dell'istituto, che ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Cristiano Jacopozzi, docente di economia presso l'Università di Siena. Il CDA ha anche nominato i due vicepresidenti nelle persone di Roberto Mugnaini, vicario, e Alberto Marini. Il nuovo presidente sostituirà dunque Lorenzo Binismaghi, bocciato nell'infuocata assemblea di domenica, quando i circa 2.700 soci intervenuti all'Lobby Hall di Firenze hanno votato in maggioranza per la lista opposta a quella del presidente uscente. Ma l'assemblea è stata solo il primo segnale del terremoto che sta avvenendo nell'istituto e che tutti sperano possa placarsi con la nuova gestione. Di certo l'addio di Binismaghi non è stato indolore, visto che proprio una sua denuncia ha dato avvio ad un'inchiesta contro ignoti con l'ipotesi di reati bancari, un atto comunque dovuto dopo la presentazione di un esposto. Il fascicolo contiene la relazione consegnata dall'organismo di vigilanza interno al CDA della banca, in cui, riporta il quotidiano La Nazione, si ipotizzano per alcuni fatti specifici il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni di autorità di vigilanza e una non corretta prospettazione della situazione della banca. Ma l'indagine dovrà anche tener conto della relazione di Banca Italia, che presupponeva possibili futuri interventi correttivi. Certo, la diatriba interna tra Binismaghi e il direttore generale dimissionario Andrea Bianchi ha creato quella frattura che solo la nuova gestione potrà tentare di saldare, come auspica quel 54% dei soci che ha appoggiato quella scelta e che oggi ha salutato la nuova dirigenza targata Jacopozzi. Lo scontro tra la Regione Toscana e l'Agenzia delle Entrate si consuma su 4 milioni di euro che l'amministrazione finanziaria ha chiesto indietro dall'IVA detratta nel 2011 dall'ARSU, l'azienda regionale per il diritto allo studio che fornisce vitto e alloggio agli studenti. La vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni, insieme ai rettori degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena, si è schierata con l'ARSU e ha detto che la richiesta mette a repentaglio i servizi per il diritto allo studio nei quali le risorse detratte dall'IVA sono reinvestite. L'azienda sostiene che quei servizi siano di tipo commerciale, cioè soggetti a IVA, ma per l'Agenzia delle Entrate, che ha aggiunto anche sanzioni per altri 4 milioni e mezzo, non è così. Quei soldi non potevano essere detratti e ora vanno restituiti. Ci stiamo muovendo a fianco dell'azienda a livello amministrativo, ci stiamo muovendo a livello politico, proprio perché si prenda piena coscienza che una manovra di questo tipo potrebbe distruggere il diritto allo studio in molte regioni italiane. La richiesta dell'Agenzia delle Entrate si basa su una sentenza del 2011 della Corte di Cassazione che ha condannato l'azienda per il diritto allo studio di Pavia, ma in quel caso c'era un legame diretto tra formazione degli studenti e servizi erogati che in Toscana, spiega la Regione, invece non esiste. Secondo un'interpretazione della legge, noi facciamo un servizio commerciale quando facciamo i servizi di mensa e di alloggio, secondo un'altra interpretazione facciamo un servizio che non è commerciale. Nel caso in cui è commerciale possiamo recuperare dallo Stato l'IVA che noi paghiamo, una parte dell'IVA che noi paghiamo ai nostri fornitori. Nel caso in cui non fosse commerciale non possiamo recuperare l'IVA e quindi è questo il termine del contendere. La quantità di cannabis terapeutica prodotta dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è arrivata a quota 100 kg l'anno, ma ne servirebbero 300 di chili per il fabbisogno dei malati, che solo in Toscana sono circa 1.000, 30.000 in tutta Italia. E allo stabilimento chimico farmaceutico militare fiorentino è stata organizzata una giornata divulgativa rivolta a medici e ricercatori per conoscere come viene prodotta questa cannabis di qualità. Gli obiettivi del progetto, nato in Toscana nel 2014, oltre alla garanzia di un prodotto certificato, sono quelli di coltivare più varietà di cannabis e aumentarne la produzione. Il mese prossimo avremo già la partenza con una nuova varietà che di qui a fine anno ci auguriamo di autorizzarla, ad elevato contenuto di THC. Migliorare le rese di coltivazione in modo di poter vedere anche di fare un ulteriore abbassamento del prezzo di vendita all'origine, che ci auguriamo in futuro di poterlo arrivare ad ottenere. All'Open Day l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi ha annunciato che il centro di ascolto regionale darà informazione ai cittadini e ai medici anche sui farmaci cannabinoidi per dare risposte sull'uso terapeutico della cannabis. In questa regione è stata prevista con una legge già nel 2012, quando nessun'altra regione ne parlava. È stato quindi un motivo anche di grande soddisfazione che proprio in Toscana, la prima regione che ha legiferato sul tema, sia il luogo pubblico di produzione della cannabis per uso medico. Le aziende ospedaliere universitarie di Careggio e Pisa sono sede di due dei maggiori centri prescrittori di cannabis a livello nazionale. In Toscana la cannabis terapeutica viene data gratuitamente se prescritta da uno di questi due centri, a pagamento se prescritta da altri medici.
Con la cannabis terapeutica si curano i dolori cronici e neuropatici, oltre a quelli derivanti da altre patologie come cancro, SLA e sclerosi multipla.